Ciao a tutti, eccomi qui con il quadretto nuovo, la mia nuova camicia di Zara e direi che per cominciare bene gennaio, quindi di video di Natale, una full face Astra, quindi low cost, è quello che ci vuole e oggi farò un trucco sui toni del grigio e vediamo se ci aggiungo anche del viola. Richiamo un po' la mia camicia che non so perché, secondo me anche un po' di viola non c'è, ma mi fa pensare al viola. Vabbè, e quindi full face Astra, userò vari palette, vari prodotti in modo da fare un bel look super low cost, appunto. E niente, sigla e cominciamo. Per cominciare scelgo il Long Stay Concealer nella tonalità 01 che vado ad applicare come base per gli ombretti. Dopo il correttore vado ad applicare il Cult Stick numero 05 nella via esterna dell'occhio. La prima palette che scelgo è la Jewel's Temptation e vado a prelevare l'ombretto viola, che è metallizzato, però è molto molto intenso, e lo vado a piazzare sopra la linea che ho appena creato con il Cult Stick. In questo modo, senza esagerare. Dalla Eden Escape, quella uscita l'estate scorsa, vado a scegliere Stone Garden, che è un grigio, e con un pennello da sfumatura lo vado a sfumare nella via esterna. Con un pennello più cicciotto, come questo, sempre da sfumatura, sempre dalla palette Eden Escape, non mi ricordo mai come si chiama, secondo me si chiama Garden Escape, vado a fare un mix tra Adam e Paradise Lost e li sfumo sulla piega. Cambio di nuovo palette e scelgo adesso la Golden Era e vado ad applicare Serendipity nella seconda parte di palpebra. Praticamente evento più unico che raro, visto che io non uso quasi mai colori del genere. Ovviamente eyeliner, io uso questo che è di Astra, si è tolto il nome, si vede un po', effetto nero intenso e vado a fare la mia solita riga. Tell me what is love then, what it is I really never ever discovered. I look around
Ok, ero partita sobria, ma poi il destino ha voluto diversamente, quindi rigona è la mia riga preferita. Prima di passare al viso, riprendo il viola dalla Jewel's Temptation e il pennello da sfumatura appuntito e lo vado a ripassare un po' nella piega esterna. Ok, andiamo al viso, sperando di non sfatasciare tutto l'eyeliner, starò un po' così. Vado ad applicare il Ritual Primer Smoothing Effect. E come correttore, per sistemare un po' la zona attorno all'occhio, il Long Stay 03, che è un pochino aranciato. Come fondotinta scelgo The Universal Foundation tonalità 03 e 04N. Tampono poi con la Beauty Blender in modo da uniformare bene e, come dire, asciugare un po' il fondotinta. Per illuminare un po' il centro del viso e la zona sotto l'occhio, sempre della linea Long Stay Concealer, la tonalità 01, che è molto chiara e quindi ne applico pochina. Come vi ho detto nel video best of, questi correttori sono i miei preferiti perché hanno un'ottima coprenza, anche con poco prodotto, e soprattutto non sono troppo secchi e quindi non segnano troppo la zona sotto l'occhio. Direi che possiamo ultimare gli occhi, riprendo il Cult Stick 05, quindi quello grigio. E con il pennellino che ho usato all'inizio per applicare il viola, quindi ancora sporco di ombretto, riprendo Stone Garden e lo sfumo un pochino. Ultimamente sto utilizzando parecchio l'ombretto grigio. Lo trovo molto molto carino. Come vi ho già detto, voglio fare anche un trucco dove lo abbino al giallo. Riprendo l'eyeliner e vado a fare i due puntini vicino alle ciglia inferiori, sperando di non fare danni. Come vedete, gli ombretti sono un po' polverosi, quindi vi consiglio di applicarli sempre prima di fare la base ed eventualmente applicare un po' di cipria in modo da riuscire a pulire bene. Io l'ho applicata, ma non essendo di Astra, non ve l'ho fatta vedere. Vi ho un po' ingannato. Prima di andare avanti, come vi dico sempre, lasciatemi un like e un commentino qui sotto. Fatemi sapere come avete passato i giorni di Natale, che cosa farete in questi giorni, cosa avete ripreso nelle possibilità.
perché insomma comunque non è che si può fare chissà che, ma che ne so, magari iniziate a vedere qualche serie TV nuova, vi allenate a casa, leggete qualche libro nuovo, sono curiosa di sapere come iniziate il 2021 e se non siete iscritti al canale iscrivetevi. E se vi va, attivate anche la campanella. Vi aspetto in ogni caso su tutti gli altri social che trovate qui sotto nell'info box. Lo so che ve lo dico sempre, ma mi farebbe molto molto piacere ritrovarvi anche lì, quindi Instagram, TikTok, Facebook, eccetera, eccetera. E se vi va, fatemi anche sapere se avete dei brand che volete vedere nei miei video perché siete curiosi, volete una recensione, un parere, qualcosa, perché insomma sono un po' alla ricerca di prodotti nuovi o comunque interessanti per voi e sarei curiosa di sapere quali sono anche i vostri brand preferiti o che vorreste provare. Ultimo tocco per gli occhi, dalla Golden Era scelgo Heritage e lo vado ad applicare nell'angolo interno dell'occhio. Essendo molto glitterato, lo applico con un cotton fioc perché altrimenti va ovunque. È un metodo un po' inusuale, però in questo caso funziona. Come mascara non posso che scegliere il Subliminal, anche perché è l'unico di Astra che mi è rimasto. Oggi mi sembra lunedì e invece è giovedì. Meglio così. Sarà perché ho fatto qualche giorno di vacanza. E sono rientrata oggi a lavoro e quindi mi sembra per forza lunedì. Vamos col viso e scelgo la Mauve Romance, uno dei quad viso appunto, che erano usciti un po' di tempo fa, ma sono comunque sempre molto carini. E inizio con il bronzer, anche se è molto scuro, per applicarlo scelgo un pennello molto morbido e che mi aiuta a sfumare bene. Non capisco mai se l'inquadratura ravvicinata disturba oppure va bene, perché ogni tanto quando monto i video mi pento un po' di avvicinare così tanto la fotocamera. Non tutti lo fanno, perché spesso vedo video dove anche durante il trucco occhi si vede proprio tutto il volto e quindi non capisco cosa preferite, se vi piace così oppure è meglio più distante. Dalla palette scelgo anche il blush che è bello intenso e uso lo stesso pennello per applicarlo in modo da sfumare bene tutto. Sulle sopracciglia stavolta mi azzardo ad applicare la Geisha Brows Micro Precision Pencil. Non uso spesso le matite, però ogni tanto ci sta a cambiare. Sempre di Astra nella tonalità 03? Credo di sì. Non c'è scritto, però è la più scura. Dreams I dreamed of, I was scared to speak up.
All'inizio non sembra molto scrivente, ma una volta che la mina si scalda un po' passandola tra le sopracciglia e quindi con il calore della pelle, il risultato è buono. Consiglio sempre di ripassare poi lo scovolino in modo da pettinare bene le sopracciglia e sfumare anche eventuali zone un pochino più pigmentate e dove si è fermato un po' più di colore. Come illuminante ritorno alla Mauve Romance e scelgo questo qui che è leggermente dorato. Comunque mi dimentico sempre che su queste palette, volendo, c'è anche la cipria. Passiamo finalmente alle labbra e vado ad applicare la Professional Lip Pencil nella tonalità 34. Questa l'ho acquistata recentemente, un po' scuretta, vediamo cosa riesco a fare sulle labbra in modo da bilanciare bene, però queste matite qui in legno sono davvero molto molto valide. Un'altra scoperta del brand Astra che vale la pena provare. Il colore è molto carino, interessante. Vorrei tanto applicare Gossip Girl, che è il mio preferito, però provo con Dreamer, che è decisamente freddo. Vediamo com'è il risultato con questa matita. Ci mixo insieme anche un po' di Gossip Girl. È incredibile, ma ci casco sempre. Ok, ci siamo. Ho mixato un po' il tutto, sfumato col pennellino, eccetera. Però direi che il risultato mi piace, si abbina bene agli occhi, non è né troppo caldo, né troppo freddo, né troppo rosa. Vi saluto in velocità perché sta per finire la batteria, mannaggia. Comunque, che dire, le full face Astra danno sempre grandi soddisfazioni, anche se magari gli ombretti sono un po' polverosi, eccetera, eccetera, però si lasciano lavorare bene. Spero di avervi dato un'idea carina con questo colore super importante per il 2021, perché assieme al giallo, appunto, sono i colori Pantone. E mi piace molto sugli occhi, insomma, fa sempre la sua parte. E niente, fatemi sapere se è piaciuto anche a voi. Io vi abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao!